Poi. Poi. Ah, ok. Dica. Dimmi. Stavo leggendo le cose per il lavoro perché domani ho una No, era interessante. già aperto. Chiudi. Ok. Ho un'interessante giornata al lavoro e sembrano tutti un pochino pazzi. Cioè, facciamo tipo giochi senza frontiere e io sarò l'Irlanda e anche se io volevo un'altra squadra per colpa dei miei bambini, è fantastico, sarà stupendo. Ho posto Guinness per tutti essendo io l'Irlanda, ma non hanno approvato, non so Non bene per quale tutti. motivo. Forse sono quasi tutti Ai bambini minorenni. non piace di solito. Sì, ultimamente. Ecco, stasera parleremo di lui. Sarà un po' bolascentrica la serata, strano, non succede mai. E ci saranno gli spoiler di Commander, gli Tutto. spoiler di Hour of Devastation o Ora Era Era della della rovina. Rovina. E ovviamente gli spoiler, non proprio spoiler, di Arcenemy. Diciamo Sì. non proprio spoiler perché ovviamente il prodotto non ha carte nuove all'interno dei mazzi, Esatto. ma ha le carte nuove che sono gli schemi, gli Intrighi. intrighi. È perché schema Intrigo. è l'intrigo, ok. Perché vuol dire Però mi sa che ci pianificare. stiamo guardando solo noi stessi. Dici? No, perché è Dico. scomparso prima. Perché smettevamo di vederci. Esatto. Non E lo so. quindi può darsi che Ma per un po'. comunque adesso Comunque andremo. allunghiamo, aspettiamo fino a 9:30 prima di partire veramente. Buonasera, Buonasera, Alte. quindi siamo il solito Esatto, gruppo abbiamo piccolino. fedeli, fedelissimi. L'inner circle. Non siete soli, E ovviamente dalla settimana prossima cambierò il mio blocco infatti. schermo. Ah, che è il Non tuo lo so ancora pronunciarlo. Eterner Nerf. Parra. Farnar. Prima o poi, ma questo è per un'altra storia, un'altra vita. Quindi intanto che aspettiamo 9:30, chi c'è Può può commentare, anche ipotizzare, scrivere quello che scrivere. vuole, chiederci quello che vuole, che vogliate, che si vogliano. Sì. Sono bravo, ho fatto il Una roba. Però congiuntivo. come mi stanno male i capelli, devo lavarmi. Stanno Così. andando. Vabbè. E quindi sì, sarà una serata molto bolascentrica perché l'unica informazione, questo posso anche dirlo perché alla fine si era già intuito e magari lo si ripete, è in Arcanemy si capisce semplicemente che Bolas arriva su Amonkhet e Esatto. basta. E questa cosa è stata un po' cioè un po' di lamentele, un po' di ma non si dice niente sulla storia. Certo, spoileriamo il gran finale il 16 di giugno. E quindi sì, Eh sì, ecco. le Quindi si capisce, cose cioè, classiche. nel senso, ci sono sugli intrighi e comunque su magari, sì, gli intrighi nei flavor test degli intrighi, Sì. ci sono delle frasi, ci sono delle arte che sì, Esatto. ci dicono che Bolas arriva su Amonkhet, però tutto il resto non ci dà informazioni, perché sono frasi di circostanza, Sì, cioè sono le tipo frasi Bolas, cioè fatte dei cattivi. Tipo, ah, voi non riuscirete mai a fermare il mio piano, ah, è andato tutto secondo i miei piani, Sì. o distruggerò tutto, e va, cioè alla fine anche le arte non ci dicono nulla di tanto Di diverso più, rispetto a esatto. quello che sappiamo già di Amonkhet. E questo però è una buona cosa. Nì, per la composizione di azioni si può pensare che la battaglia finale possano essere in realtà due battaglie, una con Giseliana contro Razzoket e una con gli altri tre Può contro darsi di Bolas. sì e può darsi di no, perché può darsi che abbiano fatto semplicemente una scelta Esatto, per il per il formato. formato di tre mazzi più veloci e di tre mazzi aggressivi in modi simili. E Esatto. perché comunque il nero e il blu li puoi giocare anche se effettivamente. Buonasera. Anche se Buonasera, effettivamente Ocean lo Soul. zombie è molto aggro. Il modo in cui Liliana pensa non è così aggro e Jayce è control, E poi c'è da pensare che il blu e il nero ce li ha già Bolas, che gioca più controlloso perché è quello da solo. e quindi può Quindi secondo me essere hanno deciso semplicemente il fatto di dire ok, i tre davanti devono essere bilanciati per sostenersi a vicenda e per poter attaccare
più facilmente. Buonasera, Montre. Buonasera. Più facilmente l'arcenemy. Mentre l'arcenemy, ovviamente, dovendo tenere a bada tre giocatori, gli è andato dei colori di contro Poi alla è fine. ovvio che può darsi anche che sia così, che i due gruppi si dividano e a un certo punto comunque Liliana si sposti e vada, e magari seguito da Jace, vada a combattere contro Bolas. Però non credo che non è detto che quello che l'Arcenemy, la suddivisione perché Planeswalker questi sì e gli altri no, sia effettivamente una scelta che farà la Wizard. Anche perché l'unico Planeswalker che ha già conosciuto Bolas è Liliana. E Esatto. quindi che potrebbe dare dei consigli per anche la sua stessa salvezza, perché se Bolas scopre che sta aiutando questi, cioè la vuole far fuori sicuro, è dare dei consigli utili sul piano d'attacco. È l'unica che potrebbe farlo. E Grido, non ti sei perso nulla di particolare, anche perché stavamo aspettando. Stiamo aspettando le Abbiamo 9:30, dottore. semplicemente detto che secondo noi, anche se l'ipotesi è carina l'idea della suddivisione in due battaglie, potrebbe Arcanemy non ci dà dei veri e propri spoiler. E quindi niente ci dà di veri e propri spoiler perché non ci sono carte significative. Dice Negli, nei, oddio, come gli si dice? Negli intrighi, intrighi non ci ok. sono. È molto forte, conoscendolo di vista da almeno 3 piani di distanza, vedendo di sfuggita nella circondità anche Jace. Esatto. Perciò ne sono rimasto un po' deluso per i mazzi. E è un formato particolare, è anche un formato che in teoria tu puoi riutilizzare in altri formati. In che senso? Cioè, nel senso, uno fa l'arcenemy Sì, cioè, lo giocando a puoi farlo a Commander caso, e sì. uno. È I sempre, Planeswalker, solo che ti beh, servono gli è schemi. necessario che i Planeswalker fossero ristampe, perché o fai dei Planeswalker nuovi, stile Planeswalker deck. Oppure devi creare comunque quattro nuovi Planeswalker, quattro nuovi prodotti. Poi dove saranno Dove saranno giocati? giocabili? Come puoi farli giocare? Devi bilanciarli all'interno del gioco, ma saranno come Planeswalker deck o dei Planeswalker particolarmente forti? Planeswalker nuovi equivalgono a nomi nuovi equivalgono a spoiler. Quindi è una cosa sensata che la Wizard per un prodotto del genere, No, è giusto che abbia dove usato solo ristampe. soprattutto si pensa a non tanto il mazzo in sé, ma alle carte, gli schemi, gli intrighi, io le traduco direttamente, dove gli intrighi sono la parte fondamentale, cioè l'idea è che tu possa prendere gli intrighi, buttare via il resto dei tre i quattro mazzi e giocare comunque. Quindi non ha senso, visto che il prodotto non muore lì nella scatola, ma può essere attaccato a tutti i formati, cioè tu puoi giocare Commander con Gli Arcanemy, arcenemi. puoi giocare anche Standard o Modern, cioè è un po' più Sì, complicato sì, perché sì. sono forse più veloci. E quindi no, Però diciamo l'idea. che comunque alla base dell'arcenemi devono esserci dei mazzi fatti apposta. E Sì. prima, nel primo arcenemi che hanno fatto, davano soltanto il mazzo dell'arcenemi già fatto con gli intrighi. E mentre gli altri tre dovevano arrangiarsi perché ho la gola così, Quindi in questa nuova versione in in cui questo ti modo danno. risultava semplicemente che prima le cose fossero sbilanciate perché non avevi, diciamo, non si aveva il controllo su tutti e quattro i giocatori, ma soltanto su uno che era l'arcenemy. Mentre adesso potendo. Diciamo, avendo studiato tutti e quattro i mazzi, si crea un qualcosa di già equilibrato, già che possono giocare subito tutti appena tirato fuori dalla scatola, cosa che prima magari no, perché uno Se non non aveva il mazzo avevi il mazzo pronto, non aveva giusto. portato dietro il mazzo e così. Quindi in questo modo l'hanno reso un po' più esterno, diciamo, da quelle che possono essere le uscite Sì. Un classiche. Dei prodotti ex po' evergreen, supplementari. perché comunque non avendo carte nuove può essere comprato anche più avanti o anche da nuovi giocatori. E poi col fatto che Esatto. non ci sono carte nuove non c'è quella corsa al comprare il prodotto senza utilizzarlo. Perché c'è Esatto, anche e quel soprattutto non rischio. ci sono, non E hanno messo speculazioni delle, sui esatto, prezzi. delle ristampe bomba.
e l'hanno, diciamo, Cioè, le hanno è un resi. prodotto che vuole essere comprato da chi lo vuole provare. Esatto. E non, quindi non è quel prodotto che ha Ciao detto. Mont, ma vai via. Poi va già via. Va già via. Non è quel tipo di prodotto che invece magari come altri dove c'erano delle ristampe bomba veniva comprato solo per le ristampe e poi lasciato lì da parte E per come quelli, era esatto, nato. e quelli che volevano comprarlo Gli per toccava giocarci e in quel modo pagare. o non Sì. trovava, o non potevano più perché non c'erano più fisicamente le scatole, O perché o costava altrimenti troppo. doveva, esatto, doveva andare a spendere una fortuna perché dentro c'era la rara bomba che si giocava al Cos'era un Mother. commander? È stato fatto così? Sì, Il mono, cos'era il nel mono com blu? no, è quello di Geleva di Commander 2013, Sì, che che c'era c'è. dentro la Strige, c'era Sì. dentro la Nemesi del primo nome Il e mazzo c'era in sé dentro era un'altra magari roba. carino, Sì. così com'era carino, però e senza quelle tre carte poteva essere carino e quindi interessante come comandante, come colori, ma c'era stata la corsa al comprare quello perché? Perché ti conveniva comprare un mazzo intero e usare solo quelle tre carte perché comprare le tre Sì. carte direttamente ed era salito di prezzo tantissimo. E Sì, quindi hanno, penso, evitino certe ristampe anche per quello. infatti mi ricordo che alla seconda tornata di Non ce n'era più. stampe, no, quelle che fa normalmente la Wizard, aveva fatto. Sì, la Nemesi da sola valeva il Esatto. mazzo. E mi ricordo la seconda ondata di stampe, invece che fare che le scatole con dentro uno per di ogni commander, facevano due ordini separati, uno con un case con solo quelli lì di Geleva. E l'altro case con gli altri quattro commander. E cioè non è anzi è un elogio alla Wizard in questo caso perché se la Wizard vuole puntare ad avere nuovi giocatori deve puntare ad avere prodotti che tutti possono Esatto, permettersi. e soprattutto che possano comprare i nuovi giocatori senza dover temere Sì, queste come cose si qua. dice, quando gliel'hanno regalato l'hanno trovato con molta difficoltà. È come adesso Eh cercare sì. un Kalia o un Meren Esatto, originali. ma no, Merlin è già più Ma facile. guarda, è più facile, ma non così facile a un prezzo onesto. Ma non c'è niente di. Lo È so, però io l'ho Merlin. trovato tanto, l'ho trovato caro, anche se non mi, che se l'avevamo già Boh. preso. Però come trovare un Kalia? Sì, Kalia sì, ma anche perché è anche vecchio. Sì, però non è tanto più Sì, vecchio sì, di sì, sì. Geleva. E quindi, cioè, e poi c'era quello che era la corsa alla Nemesi. Beh, Sì. Andiamo iniziamo che siamo già in alcuni, insomma, dai, proviamo. avanti. Iniziamo con gli spoiler Guardiamo un di po' di spoiler di non mi ricordo. Ah Era sì, della di rovina. Era della Rovina. Allora, in questi giorni, nelle settimane scorse, ci siamo accorti che c'era una persona che ci teneva tanto a essere licenziata dalla Wizard of the Esatto. Coast. Io sospetto che sia lo stesso, perché non si può fare lo stesso errore così, cioè a 3 giorni di distanza, Sì. una roba così. Prima c'era stato un leak complicato da capire, capire se erano vere o non vere. Esatto. Di suo Commander 2017 e poi quello che era palese su Era della Devastazione perché sul sito pensiamo, cioè che uno abbia fatto un semplice errore di al Sì, posto di sul sito sul sito francese francese, di quindi Magic. forse è un francese che verrà E licenziato, dipende vabbè. da chi è. Sul sito francese di Magic è stato pubblicato perché al posto di pubblicarlo penso cos'è in locale, no? È In in prova, test in test, tipo hanno pubblicato queste una. quattro, queste tre carte super bomba effettivamente e ovviamente sai quanta gente guarda il sito della Wizard e quanti hanno già fatto lo Esatto. screenshot, la foto e Sì, sono le hanno usciti tolte fuori. subito, però ormai era troppo tardi. Mai. È uscito il signor Nicol Bolas, Dio Faraone. Un allegro costo Costo 7. 7, entra con 7 e tutto questo ci piace già. Però ci piace anche quello che fa. Perché insomma, ci piace quello che Eh beh, per fa. Perché un forza, Nicol avversario Bolas. bersaglio esilia carte dalla cima del suo grimorio finché non esilia una carta non terra. Fino alla fine del turno può lanciare questa carta senza pagare il suo costo di mana. E già quello ci Non è mai piace. abbastanza subito quando si parla di spoiler della Wii. Esatto. Tanto scende di quarto con Marder. Anche Sì. più uno che è bellino anche più uno perché ogni avversario esilia due carte dalla propria mano e
in questo momento nel Esatto. meta in cui effettivamente molto spesso o in mano hai una removal perché poi il resto ce l'hai in campo, o comunque potresti avere in mano Sì, un'altra sì, sì. Marvel, non è malaccio. Comunque fa scattare due. E due, quello è bello. Esatto. Poi vabbè, meno 4, infligge 7 danni a un avversario bersaglio, una creatura bersaglio controllata da un avversario. E il meno 12 esilia ogni permanente non terra controllato dai tuoi avversari. Sì, questo è più Secondo me, per command, sì, esatto. non Ma per... ci piace. Ci piace Diciamo che è questo come se avesse Varus. le prime tre abilità per quanto riguarda Lo lo standard. standard e o altri formati, ma non credo verrà giocato in altri Costo formati. 7, non credo Sta un neanch'io. po' tanto. E quindi questo è Bolas. Poi abbiamo. Esatto, credo che non so se ho fatto le cose. Ok, Abbiamo proviamo Samoth, Samoth. messa alla prova o provata, No, prova, messa alla è stanca. detested in inglese, Detested. quindi penso sì. No, perché non mi fido non tanto della tua traduzione, ma come uscirà il risultato Ah, non lo finale. so. Ha scritto sulla gemma Commander a lettere Sì, cubitali. sì, penso anch'io che a Bolas sia, cioè proprio. Ma no, secondo Qua ha una me leggera scritta Commander. è... Ma anche in Tipo. T2 ci sta, secondo me. Ok, dopo Ci Re sta Leone con anche Bolas. se... qua Samoth che 15 viene spoilerato, tra virgolette, che diventerà una L'avevo Planeswalker. detto Anche subito. se era, cioè C'era erano puzza di o Planeswalker. lei o Geru che dovevano diventare Ma lei ha più Planeswalker. senso. C'era puzza di Planeswalker perché No, io comunque. invece pensavo Geru perché No, aveva più lei. motivi, aveva più traumi Sì, rispetto a è lei. vero, anche quello. Però. E niente, questo qua è un po' insipido come Magari è Planeswalker. Planeswalker del Planeswalker No, perché il numero non è Deck. oltre Ah, ok. al... Vabbè, ci abbiamo provato. Non è oltre il massimo. E, niente, adesso avevano visto che boh, o c'erano pochi planeswalker rosso-verdi, o così stanno iniziando a farli a manetta, Sì, e ma non è uno più brutto esatto. dell'altro. E questa qui, Samoth, entra con Sì, ha 4. ragione. In T2 durerà un anno, ma in Commander sarà un evergreen. Tutto ci sarà Grixis, Bolas, Spavolaccio perché questo qua. Nicolino è bello. Beh, durerà un anno, sì, un anno, Vabbè, ma forse Commander di più. dura. No, Commander è per sempre. È come un penso duri diamante. più di un anno, comunque. Shh, vai avanti. Niente, Samoth entra con 4, fedeltà è con 4 mana, come Arlyn Cord. Queste cose un po' come è il nostro nome di raid? È sempre No, 4 e 4. costa Ah, 3 ok. ed entra con 2 o 3, non mi ricordo. Con più uno fino a una creatura avversaria, doppio attacco fino alla fine del turno, che può starci, Ci però può è un po' piacere. situazionale. Col meno 2 infligge 2 danni, divisa tua scelta tra 1 o 2 creature e o giocatori È troppo bersaglio, che poco. dovrebbe essere l'abilità che la protegge, però Passivo, essenzialmente no. fa troppo poco danno, a meno di mazzi particolari pieno Beh, tipo di zombie, però. 1-1 che muoiono. No, non è neanche Neanche. zombie. Ne devo uccidere due, uno alla volta. E poi comunque si fa un meno 2 lei, quindi diventa meno resistente ad un eventuale attacco, Quindi quindi no. no. E l'ultima invece è la cosa più interessante, che con meno 7 passa in rassegna il Grimorio per trovare fino a 2 carte creatura e o Planeswalker, metti sul campo di battaglia e poi rimescoli il tuo Cioè, è Grimorio. forte per la Questo è più meno forte, 7. sì, fai praticamente un zanneunghie anche con i Planeswalker, che non è male, se però sempre... Io questa la vedo più sempre in ottica Commander, in un mazzo Planeswalker, l'art non mi piace per niente, È sia sì, un un po' po' così. così. E, in un mazzo Planeswalker in Commander, tra stagioni del raddoppio e cose varie, questa qua entra con 8, fai subito il meno 7, entrano altri due Ciao. Planeswalker, ciao! E tra l'altro i due planeswalker che possono fare le ulti, insomma, in commander ci può stare, fare le porcate Così. messa in quel modo lì. Però oltre a quello, secondo me, sarà un po' appunto come Arlyn Cord, Che che è stata la lasciata si un po'. dimenticano, o come Tezzeret o come Ajani di Aether Revolt. Cosa me ne Arlyn Cord di queste abilità di Thunder L'ho Raid? Sono detto. completamente terminato Cioè. l'ispirazione per i numeri. Mi sa che c'è qualcosa. Voglio.
È una setta di illuminati. No, ok, cambiamo. Bolassati. Allora, questa è la carta che ci ha Andiamo lasciato oltre. tutti un po' più stupefatti, perché la Wizard aveva detto, Ne ho già detto che non avrebbe stampato delle vratte senza condizioni a meno di 5 mana. Cioè, io ho passato un pomeriggio con il signor Francesco a chiacchierare sulla possibilità di una vratta che poi si è rivelata falsa, Diciamo che convincendolo che la Wizard aveva detto quello. Poi poco dopo mi effettivamente, spareranno questo e lui non mi convince. Poi ha questa ha ragione. comunque un, come si dice, uno svantaggio notevole perché non ti lascia Ok. stappare le terre durante il tuo prossimo Quindi c'è stop anche la questione che se fai e dice vratta. tutte le te terre, quindi se tu lanci qualcos'altro prima del tuo prossimo stop, quelle terre lì te le Vero, mangi. E però è se la comunque vuoi lanciare, una vratta e a sì, costo 3. serve semplicemente per lanciarla di terzo turno, perché non vedo altre, perché se la lanci dopo è tanto meglio un fumigare Almeno o non ti un'altra fa qualsiasi stappare vratta le che costa di più, perché almeno ti stappi e fa quello che deve fare. Non stappi, ma comunque sgrava lo terre. Eh stesso. Eh sì, sì, è sgrava quello. perché la lanci di terzo, cioè secondo me solo per lanciarla di terzo sgrava e basta. Perché più avanti c'è il rischio che paghi 3 mana per lanciare quella, fai piazza pulita, giochi una cosa magari a costo di quelle terre che ti rimangono, anche se ti fai board, lui si fa board nel suo e tu comunque hai un turno Sì, vuoto. cioè, hai regalato un turno comunque all'avversario per rifarsi eventualmente il board. Infatti, Sì. il fatto di è forte se lanci di terzo turno, ma di terzo turno tu puoi lanciare i soli cocenti che fanno 3 danni a tutte le creature. E di solito nel terzo turno dovrebbero bastare 3 danni per fare pulizia. Però, Qualcosa nel verde non lo distruggi, però ecco, c'è i mazzi poco. creatura che ci sono adesso in standard, di terzo turno è difficile che abbiano qualcosa con costituzione maggiore di 3. Cioè, l'idea è che forse è È molto forte, quello. però non è detto che verrà giocata. Esatto, dipende da che. Questi mazzi tipo Bushwalker oppure Affo e Sì, Modern. però cambi quindi formato e Sì, se quindi. beh, adesso sto parlando di T2, poi E io non se sarà vai formato. in mod, tipo se vai in altri formati dove comunque è possibile attingere mana anche dalle creature, Sì, e beh, quello allora lì certo. diventa più forte. Quello ovviamente. Però dipende come si giocherà e soprattutto probabilmente questa è una che verrà più esportata in altri Sì, formati perché comunque una ovviamente vratta non la costa 3. troveremo o ne troveremo tantissime, Poi visto. bisogna capire in che mazzi non stappare le terre non è così grave, come appunto Esatto. dicevano in Affinity, comunque hai i tamburi della primavera che ti fanno fare mana, i Mox che stappano lo stesso perché sono artefatti, eccetera, eccetera. Sì, tutto ciò che ovviamente Dopo si svuota la mano, non si. Sì, quello certo. cioè tutti quei mazzi dove, per esempio, quando c'erano le driadi o altro nel T2. Quindi quelle creature che creature che ti permettono di attingere mana, quindi in un ipotetico verde-nero, allora forse è giocabile. Sì. Perché? Però c'è il rischio che cioè ti fai board e poi comunque, cioè, Il fatto è che ammazza anche le tue, quindi ammazza poi anche no, le cioè le tappe, per quello è meglio in affine con gli tue. artefatti o Sì, quelle sì, sì, cose lì. sì, sì. Tanto sono andate patti. Penso, cioè, insomma, che sia in quel frangente che Niente. verrà Magari giocato. verrà esportata dal Modern e sarà interessante. Esatto. E queste E sono queste sono le quelle. uniche 3 carte che sono Allora, diciamo, trapelate. hanno fatto un errore, non è che ne potevano Esatto. uscire E mille. lo so, magari una in più, Anche non lo so. se, non lo so, c'è qualcosa con quel 199 che Si è ci. già discusso, io ho la mia teoria, poi se salta Qualcuno fuori dice che hanno aggiunto degli qualcuno. artefatti, ma non credo che possa essere possibile. Quindi l'idea delle terre deserto, tipo terre Esatto, terre innevate, potrebbe essere desertificate. interessante. Poi è uscito anche, oltre a quelle di Era della Rovina, anche delle carte che sembrerebbero essere di Commander 2017. Che ricordiamo, non si baserà. Cosa fai? Mangi le Sì. orecchie. Non si baserà più sui colori, cioè sulla complementarietà tra colori. Infatti, abbiamo sempre avuto 5 mazzi, ognuno con un tema
della color pie, Sì. diciamo. Quindi abbiamo avuto i bicolor nemici, abbiamo avuto i tricolor vicini, tricolor nemici, I abbiamo avuto monocolor, i i quadricolor. monocolor, eccetera, eccetera. Qua invece hanno detto basta perché ormai è da 5 anni che facciamo le stesse, cioè Ma a noi usiamo non le stesse piaceva. logiche. Quest'anno ne facciamo solo 4 invece che 5 e avranno tutti il tema tribale. Quindi i colori possono spaziare e non, Perché diciamo, non comunque siamo sappiamo legati a dei che colori. ci sono tribali monocolor, bicolor, tricolor, Sì. Hanno quadricolor, pentacolor. solo detto che una delle tribù sarà una cosa che non ci si aspetterebbe mai. Angeli, sicuramente angeli. E sembra siano uscite, ancora non sono state smentite, quindi io le do per buone. Perché sono scomparsi un po' tanto Esatto, velocemente. dopo che hanno scoperto l'esistenza hanno buttato giù l'account di Twitter di chi l'ha. Di Instagram in realtà, era partito anche su Instagram, Sì. però non so se anche Twitter. Sembra essere uscito uno di questi quattro mazzi, almeno alcune carte, Del drago, mazzo gorilla, anche mazzo scimmia, mazzo scimmia, vai avanti. che è un mazzo drago pentacolor, Allora, appunto. tutti quelli che io ho letto, una persona, così sia un ragazzo, non lo so, non mi interessa, che affermava che l'Urdrago, anche i gibboni mi piacciono, che l'Urdrago fosse un'entità per cui non si poteva fare il mazzo. Oltre che ci ricordiamo un sacco di entità che hanno la carta. La scritta Avatar ti fa perdere il fatto che comunque ci sia un'entità. Un avatara è un'entità. Un avatara è uno spirito Sì, incarnato. Quindi questo qua si è tirato gli azzoppi sui piedi da solo perché parlando di avatara e di entità parlava comunque di un dia simile. E porca miseria, finalmente sappiamo come l'avatar dei draghi antichi dominare e questo ci rende invece felice perché comunque si parla di avatar dei draghi antichi. Allora, ormai Turn 1 Toxize non esiste più, ha cambiato nome esatto. perché Questo è l'account era che l'account aveva di Instagram che messo aveva caricato. Il le ragazzo foto. che, penso, non ho capito, non mi interessa, Dov'è? chi le aveva pubblicate continuava a affermare che lui non potesse parlare di chi gliele dava queste carte. Gli avevano mandato solo queste foto e lui le ha Pubblicate. pubblicate. Il fatto che comunque abbia messo il suo nome ovunque rende un po' complicato, cioè rende un po' Sì, più, sì. cioè diciamo che cioè, lì si è colpito da solo perché poi tutti andavano a cercare lui e a chiedere a lui. Io avrei messo senza niente se fossi stata in lui. Però sono scomparse molto velocemente sia dal suo account sia da tutti quei siti di informazione, non Facebook, e per un periodo erano scomparsi anche da Mythic Sì, poi Spoiler, poi mi sa sono che le ha tornate, rimessi, sì. perché comunque il modo veloce in cui sono scomparse dalla fonte fa sospettare che forse siano più vere del Esatto, e normale. soprattutto col fatto che ancora non c'è stata una Smentita. smentita, quindi di solito quando è così, significa che diciamo, la soffiata è Sì, buona. esatto, ora ha cambiato nome, si chiama in un altro Ah, è Turn 1 modo. Inquisition of Kozilek. Sì, una cosa così, aspetta. E beh, turno 1 rubapensieri è tornato a Indagini di Kozilek. Sì, però nel senso l'idea è che adesso faccia tutt'altro e addirittura per un momento si era messo l'account privato su Instagram, cosa che di solito non fanno. Niente, qua quindi diciamo che io le considero ormai vere. Quindi Finché possiamo non uno diranno dei il quattro, contrario. esatto, uno dei quattro, sono innocente fino a prova contraria, Esatto. uno dei quattro mazzi tribali che ci saranno in Commander 2017, che uscirà ad agosto invece che a novembre, rispetto alla solita programmazione delle uscite, sarà Pentacolor Draghi. Ci sono già tutti e tre i nuovi comandanti, uno di quello principale, diciamo, possiamo capire che è proprio l'Urdrago, che possiamo vedere che costa 9, 4 e poi 1 per ogni colore. Ha una nuova, non diciamo, parola chiave di Che ci abilità che sta è anche eminenza.
come commander che abbiano queste parole Che è chiave. molto forte, infatti, in un tribale, che sarebbe che fin tanto che l'Urdrago in questo caso, e penso che uno per ogni altro mazzo abbia questa parola chiave, quindi fin tanto che l'Urdrago è nella zona di comando o sul campo di battaglia, le altre magie dragonali ci costano uno in meno, quindi già solo averlo in zona di comando, tutti i tuoi draghi ti costano uno in meno, che in un tribale è tipo, ah, su, cioè... Voglio. Sì. E infatti è molto forte. Tra l'altro è bello, secondo me, pensare che lui l'hanno già pensato anche col costo, come se già fosse scontato di uno, perché un 10-10 ti costa 9, Esatto. un pochino cozza, però vedendo che ha questa abilità è come se anche se stesso si fosse scontato di uno. Ha ovviamente volare e ha un'abilità che Comunque no, non si chiama Turn 1 Position of Fudge, Zilek, ma DMTG Finance Guy. Ah, è lui. Sì, è Ah. lui. E ha un'abilità passiva, diciamo, Tanto che dice che ogni qualvolta uno o più draghi che controlli attaccano, peschi altrettante carte, poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta permanente dalla tua mano. Quindi è proprio... fa le porche cose. esatto, Quindi con più infatti. draghi attacchi, più peschi, più, quindi hai possibilità di giocare un permanente a gratis. No, non ti avevo creduto davvero, ma so che aveva cambiato il nome ed erano diventati, cioè l'aveva cambiato due o tre velocemente, quindi può darsi che sia passato anche per quello, perché c'è quell'account di sicuro. Hai dimenticato il K. Il Non K. so il K, ma le foto della K me le Ah, ricordo. e niente, quindi questo è quello che sembra essere uno dei comandanti principali nuovi per un Commander Drago. Il secondo invece è un artefatto E questo è che è curioso. Ramos, drago meccanico, che è un'altra diciamo figura importante nelle vecchie storie di dominare, in questo caso, cioè in questo caso è un po' un mix perché lui era un drago, se non sbaglio, che era servito ai Phyrexiani, che poi è Wow. riuscito ad essere, perché è un artefatto, è andato sotto il controllo di Mishra e poi è andato sotto il controllo di Urza e poi è andato su Mercadia e da lì l'hanno diciamo, se non sbaglio, dovrebbe essersi liberato dall'influenza di Phyrexia ed è rimasto lì su Mercadia tranquillo, adorato come se fosse una divinità. E che ci può Question stare. time. Ma al momento che lo casti non è né in zona di comando né in gioco, ma in pila, lo paghi uno in meno. Dici, Urdra, ma l'Urdrago sconta gli altri draghi. C'è scritto. Quindi non... cioè, dice, le altre magie drago che lanci costano uno in meno. Quindi non si pone il problema. Però tristemente non si sconta. forse dice, quando lo lanci, se vuoi lanciare in risposta un altro drago, non è scontato perché non è né in zona di comando né sul campo di battaglia. Ok. Zona d'origine cast, pila. No, è zona d'origine pila. Risoluzione e poi dove deve Il andare. cast è tutta l'azione. Esatto. Ah, ok, no, ok, no Sì, sì, problem. sì. No, no, altrimenti sarebbe bello, altrimenti. Oh, posso pagarlo un in meno perché sto castando un da. No, Esatto. no, peccato. Ramos ha un effetto particolare perché Curioso. comunque lui è un 4-4 con volare costo 6. Ogni qualvolta tu lanci una magia, quindi qualsiasi magia e non solo la prima del turno, che questa è molto forte. Metti un segnalino più uno su Ramos per ogni colore di quella magia. Quindi in un Ok. mazzo penta, top, soprattutto se... E poi dice rimuovi 5 segnalini più uno da E Ramos e aggiungi 10 aggiungi mana. 10 mana, 2 per ogni colore, alla tua riserva di mana. Attiva questa cosa solo una volta per Per turno, fortuna. fortunatamente. E comunque tu di sesto turno hai lui,
Considerando che in un mazzo del genere, secondo me, del ramp ce lo metti. Beh, altrimenti come giochi i draghi, visto che comunque sappiamo perfettamente che non è che i draghi hanno costi di mana No, così esatto. bassi. Questo qua apre le porte a cose, infinite possibilità, perché devi rimuovergli solo 5 segnalini, quindi già lui si pompa comunque di maledetto, perché sono segnalini più uno più uno. E poi, vabbè, oltre al fatto che si possono mettere segnali più uno in ogni modo, entrando già con 6, il turno dopo hai 6 o 7 mana da spendere e tante magari cose a costi bassi, o a tipo, Sì, boh, o fai il anche. pre-order e poi metti un'altra cosa e dai un fulmine lì, dai una roba Sì, là, sì, sì. E è facile. poi E puoi comunque lanciarlo di quinto, lui sì, diventa anche. grossi. Cioè, anche se non vuoi usare l'abilità, che comunque puoi usare come istantaneo, lui si ingrossa di maledetto per Poi ogni lo colore puoi della tua giocare di magia. quinto turno, ma soprattutto puoi trovare un sacco di modi in Pentacolor Sì. per raddoppiare o aggiungere segnalini. E poi tanto si fa porta sul nulla e vinci. Anche Sì, serve anche un motore di di pescaggio quarto o buono di terzo, in colore che ne sicuro. puoi giocare solo con i sassi. Esatto, puoi giocarla con i sassi, si parla di una simpatica Maria inesorabile, quindi diciamo che questo drago ci piace. Sì. Anche perché essendo un artefatto, e credo che quelli vengano Sì, considerati può essere il comandante pentacolo, Pentacolor. perché basta che ci siano i Esatto. simboli di mana all'interno del testo, Quindi può oltre che nel essere un costo di mana. Pentacolor anche non drago. Però che puoi sfruttare questo per scombare o per fare Esatto. cose brutte, diciamo. Alla fine, infatti, la prima cosa che si è detta vedendo quello che fa è giocate con la porta sul nulla, a identità penta, esatto. Perché ha tutti i cinque simboli nel testo della carta, nel testo vero. Poi si è visto anche il terzo comandante, che è Okagachi Kami Vendicativo, che si è visto anche questo nelle storie di Kamigawa, che è il re, diciamo, di tutti i kami, e che è quello che ha iniziato la guerra dei kami, Su perché Kamigawa. ciò che fu preso da Konda, che era diciamo, il re, l'imperatore degli umani, perché lui voleva i poteri divini, e qui e qui e là, e insomma alla fine ha fatto una cagata. Sei un drago spirito contro, sì, hai fatto una Che ciò che fu cagata. preso è parte di Okagachi, che era quello che lo rendeva, diciamo, divino. Infatti Sì, ma è comunque un drago, Sì, cioè. è un drago ovviamente anche lui. Molti sono rimasti delusi perché dalla storia sembrava una bestia Immensa. gigantesca che inghiottiva eserciti, nel senso che aveva poteri Ed è solo un 6-6 con volare e incredibili, e travolgere. invece qua è solo un 6-6 con volare e Però, travolgere. e così per riottenere ciò che fu preso, forse è proprio il No, momento infatti in cui ci sta è il meno fatto. Sì, divino. infatti molti dicono, ma magari l'hanno fatto così perché dalla frasetta si capisce che questa Anche dal versione nome. è dopo che gli è stato rubato la fonte del suo potere alla fine. Però E comunque. cosa fa Okagachi? Infligge danno da combattimento a un giocatore se quel giocatore ti ha attaccato durante il suo ultimo turno. Esilio un permanente non terra controllato da quel No, hai giocatore. perso Ogni una qualvolta riga, Okagachi Vendicativo infligge danno da combattimento eh. a un giocatore, se quel giocatore ti ha attaccato durante il suo turno, si è perso anche una riga, esilio un permanente non terra controllato da quel giocatore. In realtà non è male comunque, anche se è un 6-6 perché travolge. Sì, quindi danno magari lo fai, Un però sei danno lo costretto fai. ad attaccare un giocatore che ti ha attaccato. Sì, troppi se, troppi ma, sì. E Sì, lo so, troppi, però comunque è un 6-6, costo 6, con volare e travolgere, e quel volare e quel travolgere insieme non sono una brutta il storia. fatto che abbia travolgere con un trigger sul danno da combattimento a un giocatore lo rende un pochino più affidabile Esatto, magari e anche che. il 6-6 non è Sì, una brutta storia. esatto. E questo però è quello un pochino più me tra Sì. tutti. Perché poi c'è, sì, costo 5, ipoteticamente sì, perché comunque c'è sempre Sì, il se sempre signor sei Urdrago, l'Urdrago, però devi avere almeno tutti costano. l'Urdrago. E molti dicevano finalmente
Posso fare uno spirito pentacolor solo a tema Kamigawa Commander. Così, visto che lui è il capo degli spiriti, tu ti fai un commander, L'idea combatti può gli essere sì, spiriti. anche che il giocatore evita di attaccarti per non perdere Anche permanenti. sì, può Può fare, può essere una funzionare. cosa, uno Un bel deterrente. strumento Un diplomatico. 6-6 grosso lì che ti dice forse è meglio non attaccarti. Esatto. L'ultimo è il mio preferito dal punto di vista del tipo di creatura. No, non so se c'è lui. Anche perché Lei. non è un comandante di questo mazzo, perché ha solo tre colori. Non hai messo la grazia. Sì, c'è, ma non so se è quella dopo. Infatti Ah, non è quella dopo. no. Ma c'è un E beh, gatto. dopo c'è Allegria, mazzo mazzo spiriti spiriti pente, sarebbe pente. carina. Il suo unico problema è che sono 6-6 costo 6 con quei 6 divise tutti e 5 i colori. E non è sempre detto di averli tutti e 5 al Sì, quinto sì. turno. Vabbè, penso, spero che mettano comunque delle Delle cose. terre inutili. Già l'ultima terra, quella che è uscita di Amonkhet, che tappando 5 qualsiasi, tappandola ti dà 5 mana in qualsiasi combinazione. Sì, può essere O utile. le Allora, caverne. finalmente abbiamo Taigam, il maestro di Jujutai. Per chi non si ricorda, il signor Taigam nel ritorno a Tarkir, nel senso che dopo aver riforgiato il destino, si ritorna con draghi di Tarkir e il nostro Taigam era praticamente invidioso. Di che storyline stai parlando? Nella Di Khans prima. of Tarkir che ha Allora, nella. tradito i Jeskai per andare nel Sultai. Esatto, di Khans of Tarkir e poi in Draghi è comunque una personaggina simpatica perché è lui che se non sbaglio denuncia Narset. Sì, perché Quindi lui è diciamo, il esatto. maestro più importante. Qui siamo in Draghi di Tarkir perché lui è maestro di Sì. Jujutai. Quindi il nostro maestro di Jujutai, che è sempre una persona simpatica, ha finalmente una sua carta dopo averci fracassato i maroni in tutte le storie, perché a me non stava simpatico. E qua quindi anche lui è una creatura leggendaria, quindi volendo può essere anche lui un comandante di un mazzo blu-bianco. Esatto, Costa ma non 2, fatelo, è antipatico. 2, 1 blu, Puzza. 1 bianco, è un 3-4. Dice le magie istantanee, stregoneria e drago che controlli non possono essere neutralizzate da Perché magie o ci abilità. giochi dentro comunque Ujutai nel caso lo giochi. Esatto, e comunque questo ovviamente sarà dentro al Sì, mazzo sì. drago. E in più dice: ogni volta lancio una magia istantanea o stregoneria dalla tua mano. Se Taigam ha attaccato in questo turno, quella magia è ripresa. Quindi è un effetto forte, Però deve però aver deve aver attaccato. attaccato. Devi riuscire, diciamo, ad attaccare a farlo sopravvivere. O comunque, beh, oddio, nel Perché? bianco e nel blu in realtà c'è talmente tanta Sì, roba sì, che ti sì, 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 aiuta, sì. Perché come le sì, aure o così. erano state fatte anche delle foto al resto del mazzo e sembrava ci fossero tipo tutti i draghi di Tarkir, tutti i draghi Sì. tricolor. Quindi comunque ovviamente ci sono quasi esclusivamente draghi. Sì. Da quello, cioè comunque c'era un sacco di carte, da un certo punto dovremmo mettere delle terre, quindi. E il forte di questo è un po' come è il forte di Idris, Sì. che quando fa danno le tue magie dalla mano non cascata, Esatto. è che non è limitato a una sola magia. Ma se tu riesci a lanciarne più di una, tutte Sì, hanno ripresa, in anche questo questo. caso Lo cascata nel stesso caso di difetto Idris. di Idris è che deve per forza Deve attaccare. fare danno Idris deve Idris fare danno, ma deve addirittura. per forza attaccare in entrambi i Esatto. casi. Qui non deve fare danno, lì deve per forza fare danno, ma avendo Però, travolgere è più esatto, però semplice. Idris, essendo un'innescata, se fa danno e anche Puoi muore, tu farlo puoi comunque comunque. avere cascata, mentre lui Ma no. poi muore, non devi rigiocare. Comunque anche con Geist, sì, con Geist, sì. Esatto, Geist, sai, so e perché. questo è forte perché ti rende incounterabili le cose in un mazzo control, magari con lui come finisher ci metti dei draghi, così sei sicuro che non te li counterano, e in più comunque il fatto di dare ripresa a dei peschini, a delle rimozioni o così, è Counter, in comando. No, counter counter, no, perché non è no. forte, perché nel mantenimento tu non Sì, è counteri vero, anche niente. quello. Vabbè, era perché però comunque le magie, i counter o le stregonerie che Eh caschi sì. non Esatto, possono essere neutralizzate, e esatto. questo da magie o abilità. Però, Che insomma. quindi non possono, essenzialmente non possono essere neutralizzate perché non ci sono molti altri modi. Esatto. Poi passiamo all'ultima carta nuova, perché in realtà ce ne sono, magari le diciamo, le dico a voce,
che sono state rivelate, è Wasi Uasitora, la Tora. regina dei Nekoru. E la cosa bella è che quel drago felino è perché è davvero un drago gatto. Esatto. Quindi sì, finalmente il mio sogno di avere dei gatti draghi c'è. Esatto, si è Si è realizzato. realizzato. La simpatica Wasitora è un 5-4 a costo 5, con volare e travolgere anche lei, molto carina. Poi se fa le fusa forti è bellissimo. Però comunque ogni volta che infligge danno da combattimento, con lei che fece il culo a Bolas, Esatto. effettivamente. Che sconfisse Bolas la prima Esatto, volta. la carta che vince il token a mani basse Sì, perché è sì. troppo carina. La feroce nemica di un tempo sarebbe diventata una delle più grandi protettrici di Madara, anche perché è una mamma gatta, quindi deve proteggere i suoi cuccioli. Comunque, ogni volta che infligge danno da combattimento a un giocatore, e quindi capisci anche quanto è spinto il mazzo, perché tutto deve far danno, quel giocatore sacrifica una creatura e ci piace. Se il giocatore non può farlo, tu crei una piedina creatura, drago, felino, 3-3, nera, rossa, verde, con volare. E questa mena di brutto e fa delle token che sono carine da paura. Quindi Sì. speri, cioè, speri sempre che l'altro, non so, non abbia Poi è creature. forte perché in qualsiasi caso fai vantaggio, Esatto. perché o lui perde una creatura, se non ha O creatura tu da ne fai perdere, tu una. ne fai una in più, che è anche un 3-3 con volare, che non è Secondo me è neanche. sempre meglio farla perché poi sono Non così è neanche carini. male. Poi mi sa che questa, infatti, è l'ultima di quelle nuove. Di altre carte che si sono viste, ci sono tutti e cinque i draghi di Fate Reforged. Questo cosa significa? Mi piacerebbe di più se al posto di quel verde ci fosse un blu. Lo so. Però blu sarebbe Grixis, Non quindi. avrebbe travolgere E poi forse. sarebbe degli stessi Sì, colori di sarebbe Bolas. Bolas. E Esatto, quindi non invece avrebbe dovevano far capire che erano che c'era un nemici. nemico, quindi. Hai detto Bolas? Ho detto Bolas. Cosa sto dicendo? Ah sì, le altre carte. Rari o mitici, quelli rari di Fate Reforged, perché sono quelli che, se non erro, tutti hanno a che fare con i draghi in generale. Sì. Perché c'era Colagan che diceva: quando attacca i tuoi draghi prendono più 1 più Sì, 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 0. sì, 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 sì. Dromoka, che non mi ricordo. Comunque. Silungar dava -1/-1 alle creature dell'avversario per ogni drago che attaccava Quindi e una cose del bestia a un certo genere. punto. Non lo sapevo che appunto così la giocherei. Magari pure imbloccabile. Eh sì, e poi. Ojutai invece faceva guadagnare punti vita, mi sembra, pari ai draghi che attaccavano. Comunque era tutto sull'attacco, i draghi che attaccano. E poi c'era Intet, c'era la spada del risorto. Non mi ricordo più, non mi ricordo più, Non mi ricordo. non mi ricordo Comunque neanche. sì, dà proprio l'impressione di essere molto Sì, agro, comunque hanno molti davvero effetti di attacco, molto perché anche spinto. Intet, Però, Krosis c'era. faceva Anticipa, ma quello di draghi di Tarkin faceva anticipare, non quello di Fate Reforged. Quello di Fate Reforged non me lo ricordo bene cosa fa. Poi effettivamente sì, è molto aggressivo, ma anche perché se non sbaglio anche comunque l'altro, quello con lo Scion dell'Urdrago, era un Ah, mazzo sì, c'è aggressivo. Scion of E the beh, se così la Dragon. metti, quella cosa gli metto. C'è Scion of the Dragon. E poi Cioè, comunque il adesso. mazzo draghi, io ci ho giocato contro una volta sola. Ed era quello Quale? del Il lune. Commander? Sì. Adesso non me lo ricordo, E l'ho perso. menava come una bestia. Cioè, nel Eh beh, senso. aveva tutti gli sconticini. Eh beh, no, beh, perché con lo Scion of the Esatto, Dragon ti continuavo a fare draghi dal e menava mazzo. come una bestia, Sì. perché ovviamente c'erano. Quindi sì, appunto, anche perché i draghi comunque sono notoriamente un po' aggressivi in Magic, non sono creaturine che stanno lì e pensano. Cosa hanno un mazzo sfingi? Mazzo Moro blu Sfinge, sì, guarda. sfinge o bianco blu sfinge? UR Drago. Ah, Ur Drago, buono. Sì, Urdrago. era la progenie La dell'Urdrago. progenie Sì. dell'Urdrago, E sì. E lui, cioè, con quel questo mazzo. nostro amico è molto felice che esca questo Sì, si sono mazzo. scambiati dei messaggi imbarazzanti sulla gioia di questo mazzo. Passiamo E al basta, secondo passiamo. pezzo, anche Esatto. perché l'ora è tarda.
Se c'è Lord Drago mi aspetto una ristampa di tutti e cinque i draghi antichi, Krozis, Domhnathar, Varrhyter e Rammidarigaz. E vi sfido a pronunciare l'ultimo nome. Rammidarigaz, ma non è Darigaz e basta. Forse Sarà il nome è il completo, nome poi completo perché lo non ci prendevano stava tutti nella un po' per il carta. culo, Non ci allora. stava. Krozis c'è, hai Sì, detto. c'era Krozis, poi ho visto, si è vista Intet, quindi non Rit credo. forse c'è. Non so, non credo li mettano tutti e 10 perché poi diventano veramente troppe leggendarie. Giusto. O Però c'era riducono, le trasformano. Krozis Eh no, però che anche. sicuramente. C'era Krozis sicuramente. Magari anche Dragonstone. Quella ci può stare benissimo. Ok, passiamo al secondo prodotto. Cioè, prima o poi facciamo una live su ipotetici draghi nel Esatto. Commander Drago. Allora, abbiamo Parlando di. ieri. E ieri è uscito Arcenemy. È uscito sì, l'articolo che parlava di Arcenemy, Nicol Bolas, che è questa Abbiamo iniziato la nuova. live dicendo secondo noi non dice niente di particolare sulla storia, anche perché si capisce solo che Bolas arriva e si menano tra di loro. Grazie per l'informazione. Strano, non si era capito. Rammi Darigaz, anche conosciuto come Darigaz, fu il figlio di Gergely Darigaz. È un pizzio di famiglia, davvero. Sì. Nomi lunghi, beh. Il nostro Bolas in questo momento ha deciso di presentarsi finalmente su Amonkhet, cosa che sapevamo perché il secondo sole era arrivato, Sì, il nel buio c'era, quindi prima o poi l'era della l'ere l'ere e quindi sarebbe l'era della iniziato. rovina sarebbe arrivata, e quindi l'arrivo di Bolas non è un grande spoiler, anche perché che senso avrebbe fare uno spoilerone sulla storia il 16 di giugno, quando forse le storie finiranno, non so, a Più luglio? avanti, sì. Magari evitiamo. E quindi ci sono cose però interessanti. Sì, allora, questa volta diciamo hanno deciso invece che vendere, se non sbaglio, 5 mazzetti Arcenemy, perché a suo tempo era già uscito Arcenemy tipo 5 o di più, mi sa 7 anni fa, una cosa del genere. Cinque, No, secondo me così. 7 anni fa, perché io ancora non Ok. stracagavo queste cose qua. Ma è uscito prima o dopo il primo Plane Chase? Mi sa prima, Allora sì. mi sa prima. Perché Plane Chase l'avevo cagato E no, invece. ci avevano dato E là, la. esatto. E erano usciti questi mazzi. Quanto costa sto scatolino? Scatolo. Costa da pagina del prodotto come prezzo consigliato 60 dollari. Però non so poi qua in Italia quanto lo faranno. Lo faranno secondo me 45 euro, 40, 40, tra i 40 e i 50 euro penso. Se proprio vogliono, però penso più sui 40. Anche perché essendoci solamente delle ristampe e Sì. neanche ristampe di grande valore, non possono ovviamente, circa 50, Circa sì, non 50. No, possono ovviamente cioè, calcare tanto sul prezzo. esatto. Anche Hanno perché. pensato il prezzo per quello che c'è effettivamente dentro e per come vuoi Esatto. Cosa giocarlo. c'ha dentro? Ci sono dentro tre Allora, ma no, cioè, quattro stavo mazzi. spiegando che avevano prima l'avevano il primo Arcenemy avevano fatto come tutti i prodotti secondari, ossia X versioni, però con soltanto il mazzo dell'Arcenemy più le carte intrigo. Perché cosa cambia l'Arcenemy per chi non lo sapesse, per chi stesse seguendo la live proprio per saperlo, è un formato che si gioca 3 contro 1. I 3 sono una squadra unica e giocano come se fosse Treated, cioè in questo caso Treated Triated. Giant. Le carte che mi piacciono di più nelle liste sono i Doomblade. Perfetto. E i Come fulmini, darti neanche i torto? fulmini. Ma Sono ne avrà contro due tanti. fulmini. E Ma ne avrà talmente Grim tanti. Lavamance. Anche quelli. Ma anche le Doomblade penso ce le abbia. Sì, vabbè, ma quelli sono nere, sono un evergreen, stanno bene su tutto. Quindi sono questi tre giocatori che giocano insieme il proprio turno, che devono sconfiggere questo unico giocatore. Ma questo unico giocatore che cos'ha per controbilanciare il fatto che è da solo? Beh, innanzitutto parte con 40 punti vita invece che con 20. E in più non fa così. E in più ad ogni sua fase principale, Come i Doom? Non ti credo neanche se le me lo. Non ti altre sì. credo. Alla sua prima fase principale, all'inizio, rivela una carta che è in uno speciale mazzo di carte giganti, carte grosse, che si chiamano intrighi.
ed attiva essenzialmente un effetto gratis che possono andare da gioco un turno extra a distrugge una creatura, a crea pedine, cose qualsiasi. Sì. Ti dà, prendi mana, fai questo, fai quello. E da qui quindi vince l'arcenemy vince quando riesce a sconfiggere tutti e tre gli avversari, i tre invece diciamo buoi eroi vincono se riescono a sconfiggere l'arcenemy. E c'è stato un cambiamento nelle regole che prima l'arcenemy poteva attaccare un giocatore, se quel giocatore non aveva creatura in difesa prendeva il danno senza problemi. Adesso invece essenzialmente i tre che giocano insieme hanno la difesa in comune. Anche Quindi perché ha uno può senso. bloccare, cioè l'arcenemy attacca quello che è scoperto, uno che ha 10.000, un suo amico, il suo compagno di squadra che ha 10.000 creature, può mettergliene una davanti per Ha abbastanza difenderlo. senso anche nell'idea perché comunque se tu sei un gruppo che si scontra contro uno, non è che se il tuo compare muore, Esatto. oh poverino è morto, andiamo È perché avanti. usavano le regole del Sì, multiplayer ma... normale che funziona così. E in questo caso hanno detto in Arcenemy invece si può fare la difesa in comune, essenzialmente. Esatto. E cosa troviamo Scusate. nella scatola? Troviamo, vabbè, i quattro mazzi da 60 già pronti, che io secondo me, cioè noi lo compreremo, poi magari faremo anche la live di unboxing. E noi lo terremo lì e giocheremo con quei mazzi perché essendo già stato pensato così, in teoria le partite dovrebbero essere bilanciate piuttosto che hanno aumentato la collaborazione tra i player, Sì. esatto. E, piuttosto che rischiare di sbilanciare il tutto, preferiamo tenerlo proprio come un gioco da tavolo. Poi è ovvio che prima o Effettivamente, poi si può provare in altri formati, però sì. questi mazzi verranno lasciati così. Effettivamente anche la scatola in realtà ci ricorda Molto un gioco da molto un gioco da tavolo. tavolo, soprattutto aspettate un po' indietro. Potete notare, adesso lo sposto perché lo stiamo coprendo un pochino noi, ecco, nell'angolino in alto a destra ci sono proprio Il tempo e il il quantitativo di tempo, sì, giocatori. c'è scritto dai 2 ai 4 perché se uno è temerario può Si, ci fare 1 propongono, si v 1. potrebbe fare una serata Arcenemy. E infatti è quello che volevamo fare, e ciao Saccio comunque. Sì, la facciamo, la faremo la serata Arcenemy. E ci sono proprio le classiche informazioni che trovate sulle scatole dei giochi da tavolo, quindi numero di giocatori, Età, tempo, quanto? esatto, tempo di esecuzione del gioco. Inoltre, dopo lo vedremo, le carte come codice. Che come sapete, tutte le carte hanno il codice della propria edizione, tipo qua in basso. Adesso vediamo se. Ah, no, Non e poi dico il bar, sono. sei così Vabbè, ce egocentrico che l'avete quando qua pubblicano una in cosa su di lui basso. deve essere di genere diverso rispetto a Tipo quello di da Magic, T-Magic. certo, perché insomma, guardatelo. Invece di una sigla che magari può essere, che ne so, A, N, B, perché Arcenemy Nicol Bolas per dire, o AR1 per dire Arcenemy 1, se magari ne fanno si chiama, il codice è E01. Cosa che potrebbe far pensare la E, secondo me, è una cosa tipo extra, Sì. quindi un prodotto extra, E01 perché secondo me inizieranno a fare prodotti più appunto staccati magari rispetto a e che siano come un Anche gioco quasi a perché parte. ricorda, cioè l'idea è che non è andata completamente in porto dell'altro tipo di gioco da tavolo. È vero che noi Noi abbiamo abbiamo comprato comprato un tipo, io volevo anche quello su Innistrad solo per miniature. le miniature. E perché c'erano gli eldrazini, i mostrini, però quello era un gioco da tavolo di Magic con l'idea delle carte, gli effetti E che il fatto di spostarsi fanno su i un Sith. tabellone per combattere. L'idea non era malvagia, però era molto fuori dall'ottica di Magic. Questo invece è quella via di mezzo all'interno dell'ottica classica, Sì. ma non così all'interno, dove ce Un l'ho io a gioco da ce casa l'hai te a quello. casa. È Si praticamente. Non era chiamava. Tactics, No, Tactics era era quel giochino PlayStation. che avevano fatto. Un attimo che lo cerco. Era
non era Duels of the Planeswalker No. perché era il gioco per computer, ma era qualcosa di simile. Era War of the Planeswalker, una No, non roba mi del ricordo se era un genere. nome. E comunque sì, c'è un gioco da tavolo che avevo anche a suo tempo, avevo tradotto le varie annunci, eccetera, eccetera. Praticamente funzionava, ognuno aveva la sua pedina, sceglieva il suo Planeswalker che aveva certe magie. Arena of the Arena of Planeswalker. the Planeswalker, ecco. Ed E hanno fatto anche delle due espansioni. cioè sono è uscita quella Ci base che era quella su Zendikar, hanno fatto. No, perché era c'è quella base che era a base, caso, poi c'era poi è quella su uscita su Zendikar e quella Zendikar. su Innistrad. Esatto. Sì, perché c'era Obnix lì da una parte e se non sbaglio Avacyn dall'altra. Esatto. E, solo che secondo me lì hanno sbagliato di base perché esistono giochi da tavolo cioè simili come gioco, Sì. fatti molto meglio e che, non hanno, e che uno che lo compra come noi è perché è una cosa di Magic che volevamo provare a vedere cosa avevano fatto, ma non, effettivamente ci avevano giocato 2 o 3 volte e poi basta perché alla fine le partite erano sempre uguali. Sì, l'idea è molto molto carina come idea, però effettivamente questo è più simile a quello che uno cerca, magari un giocatore di Magic cerca. Diciamo che questo gioco qua era come se chi di voi gioca a D&D è la classica battaglia di D&D sul tabellone, con gli omini che si spostano, Una che cosa fanno gli simile, incantesimi lontanamente e che simile a una evocano versione tua, a una le versione semplificata forse di Warhammer, cose. Sì, diciamo di sì. come Io estetica, ho secondo tentato me. di comprarlo, ma mi dissero che era una cagata. Sì, E ti infatti. dissero bene, cioè nel senso è carino da tenere, però deve piacerti proprio lo stile, cioè di gioco. Sì, no, più che altro, ripeto, secondo me hanno sbagliato a puntare completamente in un'altra direzione quando in quell'altra direzione esistono delle alternative 10 volte meglio e 10 volte più assodate, diciamo, come giochi. Tra parte Warhammer, che quella lì è un'altra cosa collezionabile a sé, Sì, però però era un'idea esistono anche. simile Esistono esteticamente. anche proprio dei giochi da tavolo che sono fantasy con le miniaturine dove devi andare nei dungeon e fare le cose e che però sono fatti 10 volte meglio di come hanno fatto questo qua di Cioè, Magic. allora, l'idea è buona, ma non è sviluppata bene, perché secondo te avrebbero potuto fare qualcosa in più. Ovvio che se a uno piace tantissimo quello stile di gioco e vuole provare la versione utilizzando i Planeswalker, cioè, può farlo, Sì. però che non si aspetti una cosa super 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 figa Magari una cosa da provare se ce l'avete se il nel negozio negozio. vi offre la serata giochi, come adesso mi ricordo il negozio dove andavo io a Trento quando ero in università, il giovedì, che magari è il Magman, che molti magari conoscono, soprattutto se sono di Trento o se vanno ai PPTQ, il giovedì sera c'era la serata giochi da tavolo e si giocava a gratis perché loro tiravano fuori i giochi e si giocava tutta la sera, appunto. No, perché comunque il supplemento, cioè il supplemento e il prodotto non andavano di pari Esatto. passo. Però sì, effettivamente uno dice vorrei, mi piacerebbe utilizzarlo o fare tipo D&D con quello, allora compri quelli per avere la mappa, le creaturine, si può usarlo. Cioè, quando gioca. Sì. Come miniature sono carine, sono fatte, non mi ricordo, erano colorate. Erano tutte di uno stesso colore. Ok, quindi non erano Sì. colorate. A me sembra fossero colorate male, però non mi No, la ricordo. faccia era un po' strana. Vabbè, Ok. lì è la miniatura, è ovvio che non può essere perfetta. Niente, quindi tornando ad Arch Enemy, questo è il contenuto della scatola, quindi ci sono i 4 mazzi. Come vedete, aspettate, l'altro qua hanno sbagliato, sto notando adesso. Qua guarda, è come se ci sono 2 ciandre, Sì, una sono io, sull'altra. sono destro. Più guardo Nicol Bolas, più mi viene in mente che sia Obnixilis. Come per le case della follia, sono miniature grigie monocromatiche da dipingere, sì. Tranne le No, le evocazioni evocazioni, sono già colorate. ma sono tipo di Plastica. plastica del colore trasparente. Esatto. Quindi c'è tipo quelle di Chandra sono rosse trasparenti, tipo vetro, quelle blu, quelle nere, cosa. Grazie al mio negozio avevo iniziato a crearsi un'ambientazione Magic per D&D. Ma anche dei miei amici hanno giocato, hanno fatto una campagna su Ravnica
E adesso stanno iniziando, effettivamente, essendo la stessa casa, che è la Wizards of the Coast, che fa sia D&D che Magic, hanno detto, Anche ma noi sì, faremo una proviamo. serata, Sì. sì, e non vedo l'ora. E hanno deciso che effettivamente di poter mettere a frutto questa cosa e hanno creato l'ambientazione ufficiale di Che Zendikar, quindi è stata di Kaladesh. semplifica, che tra un po' sarà anche di Amonkhet, semplifica molto, perché comunque ti permette, anche perché fa fede il manuale, ti dicono quale manuale Esatto. guardare per quale creature, e può essere Questo interessante. è un nuovo regolamento che aggiunge i planeswalker in D&D per fare cose belle. Magari uscirà un supplemento extra con, come, Però che con ne so, delle le limit. terre di Faerun, come c'era in Sì. 3.5, ci saranno i piani di Magic. Però il Planeswalker sicuramente in un'ottica di E poi, D&D esatto, in è. D&D c'è già il concetto di multiverso. Però secondo me saranno un po' nerfati. Cioè, nel senso, Eh beh, permetteranno sì. magari un Alla fine sono dei viaggio. maghi potenti. Sì, no, nel senso, Io voglio i sì. Planeswalker in Yu-Gi-Oh! Permetteranno magari dei viaggi, uno ogni tot, in modo Sì, tale che è comunque viaggio sia planare, un certo che. cambio di ambientazione, ma nulla di Sì. eccezionale. Anche perché comunque questi planeswalker, oppure prendi l'azione del viaggio del piano, oltre È al un tuo piano, incantesimo. no, dopo un certo Vabbè, livello. certo. Cioè, puoi farlo dopo, e magari non tipo tutto il giorno a volontà. Devo ancora capire come pronunciare il nome del chierico che utilizzerà, quindi ora Credo che un basta. planeswalker in D&D possa spostarsi in infiniti piani materiali e non tra piani interni ed esterni. Eh beh, sì, ci sta. Sì, poi ovviamente qui quando verranno inseriti effettivamente come creature, come tipo, sottotipo, magari viene chiarito anche come utilizzarli. Per ora Adesso sono ognuno tutte se lo può congetture, inventare un esatto. po'. Comunque nella scatola troviamo i quattro mazzi. I planeswalker non sono foil, sono normali, Ma anche se come? hanno Io la. volevo foil. No, invece non sono foil. Triste. C'è il segnavita da 100 che è strabello, a rotella. Cioè, Cioè, vale tutto quel. Cioè, tutto il prezzo è il segnavita. e poi il mazzetto degli intrighi, che sono 20 in questo caso, e sono tutti nuovi a tema Bolas, come possiamo vedere dalle corna. Per darvi un'idea di alcuni intrighi, io no, sono una qualità infima, però è sempre una catchphrase da super cattivo, tipo perché questa è stata la mia volontà, ed esistono gli intrighi, questi qua ongoing, che vuol dire che una volta rivelati rimangono in campo. E per esempio questo qui dice: le magie che lanci costano uno in meno, e all'inizio della sottofase finale dei tuoi avversari, se hanno lanciato 4 più magie in questo turno, allora questo schema, questo intrigo se ne va. Quindi comunque ti dà già un vantaggio subito, e in più i tuoi avversari devono, tra virgolette, esporsi per mandartelo via, per toglierti un vantaggio che comunque che altrimenti rimarrebbe. Mentre un altro è tipo questo: This world belongs to me. Questo, il mondo Piccoli appartiene insetti, a ho creato interi mondi ed estinto. me. Tu hai E ne ho estinti estinti il il doppio doppio. di quanti ne ho creati. Ok, no, perché non capivo cos'era quello, sembrava sgranato. E questo per esempio dice: quando attivi questo intrigo, peschi due e puoi giocare una terra Però addizionale. questo è quello che Quindi, va e via questo, subito. dice, questo fa l'effetto e poi va via. E quindi sono effetti tutti del genere, diciamo. E poi, e questo è la versione di. Ovviamente sono tutte ristampe, abbiamo detto. Se giri subito questo intrigo ti dà un bel boost, è più difficile da togliere. Abbiamo detto che sono tutte ristampe, quindi questo qua è l'unico Nicol Bolas che c'è, Planeswalker, che è quello che è già uscito, che costa 8, entra con 5, spacca un permanente non creatura, con più 3, vabbè, lo vedete, lo conoscete. Però con l'art nuova, tutte le art Esatto, dei tutte le Planeswalker sono di A sono. Tristran. Quindi saranno delle tavole grandi così, olio su Questa tela. qua l'ho vista su eBay. Eh sì, hai visto anche il È a prezzo? 10.000 e passa dollari.
Ma si è appena maritato, mi sa che gli servono un po' Ah, di soldi. vabbè, Hanno fatto anche il costume easy. da Goblin, la moglie e una sua Bello. amica. Sì, ma proprio con cioè in lattice, con i piedi, cioè, tutto fatto bene. Ok. In Isis. Poi abbiamo nel Master Chandra sarà Chandra Pyromaster, che è anche una delle più decenti che potevano Sì. scegliere. Con quello schermo volo sembra il vecchietto che chiede ai ragazzini che gli sono entrati nel giardino. Sì. Sembra definire la possessione. Ci sta, ci Ci sta. sta. Cos'è Chandra Pyromaster? Poi c'è Nyssa World Waker, che è Con quella un di arco finalmente decente M15. e non in costume da bagno. È vero, che l'altra era il suo super. E poi il Gideon è il Gideon Jura, il primo che era uscito in Però Rise of vorrei Eldrazi. fare una petizione alla Wizard of the Coast, perché Gideon non me lo potete fare sempre brutto, cioè Beh, dai, sì, effettivamente è un po' è un po' bruttino. È scimmiesco. più carino in quello Cioè, dell'Ordalia. fatemi per favore un Gideon ficone, ma proprio da paura. Uno, grazie. No, insomma, Nyssa è migliorata, Chandra è molto carina, anzi forse è più carina delle ultime, tranne quella della Villeneuve, quella del mazzo Planeswalker, che era un po' inquietante, perché era Ah, tutta sì. sorridente, eri sul tuo piano dove sono morti i tuoi, tu credevi, quindi insomma non ci stava. E Gideon mi sembra sempre uno scimmiotto, cioè dà l'idea di ne aver voluto poi tutti i Mm, dettagli, cioè è sì. fighissimo, però fatemene uno bello. Ecco, esatto, può essere il comandante Il del mazzo mazzo Gibboni. Gibboni. Il Sì, è proprio quello. pianeta delle scimmie. Poi qua non ho capito perché hanno tenuto lo zero come ultimo, che di solito vanno in ordine, cioè mettono prima le più e dopo le meno e gli zero Non lo stanno in so. mezzo. Il Gideon del professore direi che va già bene. Qual era il Ah, è quello dei He-Man. Ah, ok. No, ok, nel video. Pensavo una carta che avesse fatto lui o inventata Non mi lui. seguo, non mi ricordo. L'unica cosa Ma di cosplayer di Gideon ne ho trovati alcuni carini, però non voglio un cosplayer, voglio un'arte decente. Eh sì, infatti, quello dell'Ordalie che è un po' più Sì, normale. E quello da lì poi, ci beh, anche il piace. Gideon Jura originale era tranquillo. Sì, era tranquillo, Non dai. era col basiolone. Cioè, ci sta per come lo descrivono, però insomma anche l'occhio vuole la sua parte. E poi basta. Perché Basta. questa era l'ultima Rimaniamo sul signor cosa. dei gibboni, un secondo, che però ha Esatto. un'armatura che fa paura e poi quello scudo è stupendo. Finalmente sono riuscito a tornare. Bene, abbiamo Ah, finito la abbiamo live. finito. Quindi Con il questi segno. sono i... Beh, te lo puoi riguardare con calma. Che magari senza lo stream. Che mi sono perso. Ma se è dall'ultima volta che ci hai chiesto che mi sono perso che non riesci più a connetterti. Allora ti sei perso Ti tutto, sei più o perso meno. praticamente tutto. Quindi i tre spoiler di Amonkhet sono, cioè ne abbiamo un attimo analizzati, non ci State dicono molto scherzando. sulla storia, ma ci dicono molto su finalmente Samoth, che è diventata Planeswalker, per fortuna. Gli spoiler che noi speriamo Quest'art ti garba? siano vere. Ma sì, Questo è dai, questa sì, bello. questa mi garba, grazie, mi hai migliorato la serata. Su Art Gideon, sì, questa Art mi garba. La mia preferita è quella che era il banner. Hai perso, è la parte più bella della live. Quello che era tipo il banner di Battle for Zendikar, dove c'era Ah, è questo vero, ficcone con gli occhi azzurri che ero lì. Ma chi è? Oh my Gideon! Oh. E poi ti stampano un Gideon che è... che è Quindi orribile, innanzitutto. dici, nope. E poi abbiamo parlato dei commander che secondo me sono veri, che sono i Sì. Che draghi. uscirà dei Command Il commander, ovviamente, 2017, il Commander Gibboni, Gibbone tribale con Gideon Gideon. come E poi comandante. il prodotto Arcenemy. No, in realtà qui è stato E il prodotto ipotizzato anche Arcenemy. un gorilla, una sfinge, un angeli. Esatto. Però i gibboni mi piace. Devo stampare un po' di gibboni però per avere i gibboni. Questa. Esatto, Sì. proprio questa, Questa cioè sembra una ci foto. sono rimasta un po', quando l'ho vista ci sono rimasta...
positivamente male, perché E poi nel poster, quello che davano i negozi, che c'era solo il suo faccione, sembrava davvero una sì, foto, da tanto che era fatta proprio, bene. proprio quella. Quindi sì, quelle due arti di Guido le salviamo, sono felice. E poi Però l'hanno non so. fatto oggi per Ma all'idea dell'uomo, del Ma guerriero se fosse un vissuto. mazzo tribe planeswalker, quello inaspettato. C'è un No, planeswalker orgi, come lo no, secondo chiama il me, nostro amico. cioè, sarebbe troppo valore solo in un mazzo, perché comunque i planeswalker, per quanto tu possa mettere i più brutti, Economicamente. cioè, o ci metti solo Tibalt nuovi. E anche il Tezzeret costa poco, costa solo 3,50 dollari no, E Tezzeret. comunque sarebbe un troppo divario, diciamo. Hercules può accompagnare solo Tramontanti e Tramontanti Dermatanti. è Penta, quindi se vanno in. Secondo noi il Penta se lo sono già giocato con i draghi. Quindi secondo me almeno gli altri tre non saranno Penta. Ma secondo me cercheranno di Poi essere anche il più vari Tramontanti, possibili. per poter. Anche il Tramontante Tramontante sarebbe comunque. diventato comunque troppo forte, perché i Esatto. Tramontanti sono troppo forti, anche messi così a caso in un mazzo. Cioè anche senza il signore e la signora dei Tramontanti è effettivamente po forte come Spam di mazzo. Tibalt monorosso. Cioè ci potrebbero essere goblin monocolor, elfi, tri, no, Possono andare tripla. anche. Secondo me una degli altri sarà un evergreen tipo goblin barra O zombie. elfi. Ciao Mundrum. Ciao, salve di nuovo. Secondo me un evergreen lo faranno. Elfi l'hanno già fatto. Secondo me elfi no, perché l'hanno già fatto in Ok. Commander 14. Goblin forse più che umani, oppure Possono anche fare o umani. goblin o zombie o tritoni. Sai cos'è un po' essere un bel inaspettato ma aspettato? Un alleato. Ah, con nuovi alleati Con ci può nuovi alleati, stare. Ci può nuovi vecchi, stare. Zendikar nuova, Zendikar vecchia, alcune stampe nuove, anche gli Ah, alleati. salve per Tramu. Ah, ok. Potevano farlo a sto punto su soldati, maghi, druidi, guerrieri. Insetti, anche insetti ci può stare. No, secondo me come tribù vedono più proprio delle razze, Sì. più che le classi delle creature. Però un soldato è classe, anche Angeli, mago. vabbè, sì, Si credo. vedrà, quello non lo so. Secondo me ci sarà un classico che è o zombie o goblin o tritoni. Secondo me sono i più, proprio quelli che quando pensi tribale oltre a elfi ci sono loro. Sì, quello sì. E quello inaspettato è Changeling. inaspettato. O fanno changeling, esatto, così ci mettono dentro tutto. Altrimenti quello non saprei. E poi una via di mezzo secondo me potrebbe essere spiriti. Bestie, un po' vago però, bestie, sì, però Anche ci bello, un sta. verde rosso, Oppure bestie. un trifolk, un Un sacro ninja, licantropo. silvantropo. Ah, io ho dato tanti elementari perché, eccetto comando 2016, hanno sempre messo come comandante alternativo una ristampa. Ah. Però al tramontanti elementari sarebbero tramontanti e pentacolor, non c'è Sì, molto da anche fare. elementali E diventerebbe quindi giocandosi un pentacolor. già i draghi obbligatoriamente, cioè come pentacolor, non penso facciano come evergreen quattro mazzi penta Esatto, anche perché hanno detto che non volevano essere legati al ai colore. colori, cioè a fare una logica tra i colori, quindi tutti e quattro penta è una logica dei colori, quindi Ma non. non volendo completare i cicli dei colori, non fanno tribale. No, esatto, hanno deciso di farne quattro tribali proprio perché non volevano essere legati al fatto di dire ok, dobbiamo fare per forza 5 bicolor o 5 tricolor, così. Sì, Sì. l'hanno Con scritto nell'annuncio la prima volta. E gli insetti. infatti saranno non 5 ma 4 perché hanno deciso così. Anche i crawl della storia con gli insetti, Esatto. tutto ciò che c'è come sottotipo Un verde insetto. nero insetto, ci sta. Fungus. I fungus, oh, sarebbe una figata se facessero fungus. No, beh, fungus no, dai, insomma, poi c'è il fungus. Tutti con il mazzo spora, Mazzo spora, segnalini spora. Però scoiattoli, no, quella c'era già la combo. possono fare anche Beh, scoiattoli. non è che c'erano tanti scoiattoli, devono Però stamparne troppi. ce n'è di roba. Diciamo che è Ovviamente, lì del.
che sono quelle che alla fine bisognerebbe vedere quelle tribù che dicono sì, sarebbe carino, ma gli manca Allora, qualcosa, diciamo cose che possono che stampare. mancando ancora, Addetti al montaggio. mancando ancora un po' di mesi, perché è vero che esce ad agosto, se non Esce ad sbaglio, agosto. questi mazzi che sono comunque già precostruiti non fanno spoiler grandissimi tanto tempo prima. Fanno la settimana prima, Già il fatto che se abbiano non detto che li sbaglio. fanno sui tribali e non sui colori è già un'informazione, differente rispetto Anche agli anni scorsi che magari. perché adesso gli annunci li fanno diversamente dal passato. Adesso decidono che un giorno annunciano da quel giorno a 6 mesi le uscite. E poi, quando ci si avvicina abbastanza all'uscita del prodotto, iniziano a dare qualche informazione in più. Adesso col Commander sono usciti quegli spoiler perché? Perché uno è andato ha trovato, ha fatto delle foto, non si sa bene come perché, però non erano previsti questi spoiler. E infatti quello di Commander che sappiamo è soltanto quello che ci è stato detto al primo annuncio, Che saranno basta. dei E che uscirà tribali. ad agosto invece che a novembre. Mohel. Is this from Hour of Devastation? No. Nope, it's from Archenemy Nicol Bolas. Where it is? This one. It's more or less a tabletop game. Yeah. It's the Guinan of Archenemy. Grazie mille per rispondere anche ai non italiani che chiedono. E quindi no, non è normale che non ci siano informazioni così lontane I draghi non dall'uscita. siano in mazzo agro, ma non credo neanche. Se li fanno tutti i tribali saranno No tutti. problem, you're welcome. Secondo me saranno tutti in una certa Agro, maniera agro, perché sì. i tribali di solito, a parte magari Ma e maghi. ci metteranno sicuramente anche quell'artefatto. Quello. Stemmaraldico. Certo. Ma così pompa anche. Secondo E me non mettono vabbè. stemmaraldico, mettono qualcos'altro. O cercando di fare servire qualcosa. Vero anche quello. Sì, secondo me lo stemma araldico ci sta. Cioè ce lo mettono. ma pompi anche gli altri, è Vabbè, ma anche gli quello. altri giocano tribale. E se non lo Secondo giocano, me sono cioè, ci sono tanti effetti di cos'era la porta stemmaraldico. C'è la porta dei dei destini? destini, c'è l'automa, c'è il mimic, quello che è uscito Ok, dai. di Eternal Però è Revolt. bello, non so, io quando giocavo a Elfi giocavo lo stemma araldico, era così C'è anche bello. C'è una roba di assalto che è tipo inoglorioso, ma che costa 2. Scegli un tipo di creatura, Sì, quelle creature, le sì. tue creature prendono più uno di quel tipo. Ok, sì, dai. Cioè, ha più senso, anche perché loro si aspettano che questi quattro mazzi vengano giocati uno contro l'altro, quindi non devono Diventano delle dare. belve. Esatto. Elfi eretica. Stemmaradico è forte contro altri commander non tribali. Appunto, Sì. no, appunto per il fatto che. Beh, Se devono sì. essere giocati l'uno contro l'altro, idealmente, non mettono carte che pompano tutti indiscriminatamente. Beh, allora, Elfi nel mazzo con loro in assalto era una gran figata. Ora come ora non lo giocherei più, ma con quelle carte, quelle di assalto e quelle di Esatto. Lorwyn, verde-nero, era una gran figata. Con stemma araldico, ovviamente, perché poi quelli attorno a me non giocavano tribali. Esatto, tribale. Poi l'ho tolto quando tu hai iniziato a fare il mazzetto alleato. Io avevo Eh sì, tu fatto. hai fatto il malalleato con la vecchia Ah, zeldica, ciao, ma era sì. bello. Per quello, secondo me, alleati ci potrebbe anche stare, perché comunque si potrebbe pensare a dei tribali che in tante edizioni, all'interno dell'edizione, sono stati comunque sinergici tra di loro. Tranne tipo elfi, magari solo in Lorwyn e in assalto sono stati sinergici veramente, però tutti gli elfi comunque ti danno mana, Esatto. anche se col fatto che hanno fatto Fry Allies è abbastanza difficile che puntino ancora sugli elfi. Alleati non ho. Eh sì, Tazri, infatti l'hanno fatto apposta e ringrazio, molti ringraziano perché finalmente si può fare un commander alleato penta. Lo mettono carte che pompano tutti indistintamente. Hanno stampato un commander Nekusa e Quadricolor con i re amanti. Io mi aspetto di Sì, tutto. quello sì. Tribale Ratti. ratti, è vero. Ecco, gioca i ratti quelli che puoi giocare con qualsiasi numero del Sì, mazzo. ovvio. E rodi midollo e Sì, vinci. Troppo gioca. forte.
60 Rodimidollo, No, due, Rodimidollo è il tre. comandante. Rodimidollo, ok, E poi 60 gli 60 di quel altri, coso lì. 60 Rodimidollo, un po' di terre a caso, paludi, Paludi. due, tre robacce per riempire i buchi e vai. Fai paludi e qualcosa che ti faccia pescare. Eteride è complicato perché non ci C'è sono abbastanza pochissima roba. eteridi, Non dovrebbero proprio riescono. stamparli solo per quello. E quindi è vero che dici, possono Però fare dove delle puoi stamparne ristampe, ma devono fare tanti? Perché troppe. non ci sono i teridi forti, veramente forti. I ratti Ratti della cripta. della cripta, esatto. Bene. Bene, oltre a questo, cioè, se non sappiamo quando, allora l'ipotesi è: se non sappiamo una sera perché non ci sono argomenti di cosa parlare, parliamo di ipotesi di commander Esatto. tribali. Beh, Gremlin. i gremlin sarebbero carini, però Anche lì c'è effettivamente, lo anche lì stesso ce ne sono problema degli pochi, però atteridi. sono carini, sono molto più carini. Bene, vi salutiamo, che è tardi. No, Cioè, più che altro, in realtà, non dai, è tardi, ma siamo stati domani devo svegliarmi quasi ancora dentro prima ai del tempi. solito. Abbiamo sforato di poco sto giro. E Il avrebbe che abbiamo iniziato piccolo prima. Lui Bolas vi saluta. è carino, lui mi protegge mentre dormo. Sì. Mazzo Lurgoif, qui Tarmo. Wow, solo Solo Tarmogoyf. Tarmo, con nomi diversi Il però. comandante dice puoi giocare la carta Tarmogoyf quante volte vuoi nel Esatto, mazzo. esatto. Sarà il mazzo più costoso della storia. E quindi no, No, no. esatto. Bene. Mazzo tribale Bolas. Come Esatto, fa? Ah, beh, perfetto. con le chiavi di Bolas, gli auguri Sì, di sì. Bolas, i servi di Bolas e i Bene. vari Bolas Ci... creatura. Aspetta che metto... Ci facciamo vedere l'ultima volta. Oh. Quindi vi salutiamo, grazie per averci seguito come al solito, speriamo che insomma vi sia piaciuto, ma sembra di sì perché siete super attivi. Atog, Atog. rotture di Bolas. Sarai Esatto, sotto il nome del il nome del mazzo mazzo si chiama rotture di di Bolas. Bolas. E da qua vi salutiamo e ci vediamo la settimana prossima Esatto. dove parleremo di cosa. Boh, Boh, esce la storia di Hour of esce la Devastation. storia di Hour of Devastation domani. Quindi magari un po' di quella. Volevamo farvi vedere, volevamo farci prestare in realtà il Commander Anthology, però dobbiamo chiedere quando se e se ce lo prestano Esatto. da farvi vedere, giusto perché noi non abbiamo, abbiamo deciso di non comprarlo perché i mazzi che ha dentro li avevamo già tutti. Ne racconto che uscirà domani, esatto. Anche. Quindi, insomma, rimanete. Dove arrivare zio Nicola? Sì, Lo zio quindi Nicola magari dirà rimarcata. quelle frasi simpatiche che si sono viste Esatto, nei flavor nelle. test, però non credo ci dirà Qualcosa di più. tantissimo. Dove non può tirarla Quindi, per lingue. date un'occhiata ogni tanto alla pagina dove, insomma, comunque farò la mia solita immagine bella grossa, con le scritte belle chiare. Nel caso facessimo la live per farvi vedere, sbustare, sboxare il Commander Anthology che ci Magari, presteranno, giusto per farvi vedere cosa c'è, abbiamo com'è. un E ospite che se lo presta. magari, esatto, magari chi ce lo presta farà da un'ospitata, Che giù perché così. sarebbe anche carino che Sì, magari sì, se lo sì. apre, se lo apra. Dipende se riesce a venire, cioè ad Sì. organizzarsi, perché stavo pensando a Stefano. Ah, ok. Che è lui che so che la Sì. prende. Ipotizzo, fino al conto uccide Samoth. Settimana prossima abbiamo il suo primo Può Planeswalker. darsi. E Però tra l'altro forse è troppo presto. Cioè, secondo me, non lo so, la magari quello della settimana dopo. Cioè, aspettare un attimo, forse non arriva neanche subito Bolas. adesso c'è da capire. No, Forse secondo arriva al me fine arriva. racconto. Ah, può essere, può Magari essere. c'è tutto un momento dove il piano si prepara, dove ci sono degli sconvolgimenti e poi arriva alla fine racconto Bolas, quello dopo, Bolas fa cose, uccide Samuth e quello dopo c'è il Planeswalker. Perché secondo me tendono un pochino, ovviamente, a tirarla un attimo per le lunghe. Perché ci sono un po' di cose da fare. Magari finalmente Liliana va a uccidere il suo Eh demone. sì, è quello anche, io voglio vedere il demone, com'è, come lo faranno in carta soprattutto. Anche perché dovrà esserci anche quella carta. Ci saranno tante, cioè ci sono spazi per rare mitiche, cioè oltre a Bolas
ci sarà il demone, ma ci saranno degli spazi di eremitiche che non sono occupati Sì, dai dei, in teoria. esatto. Anzi, supponiamo che noi non dovevamo sapere che fosse un prisuolo, che potrebbe anche lasciare un racconto in mezzo in cui potremmo pensare che Samus sia Esatto, cioè morta. ormai le storie sono state scritte e non le cambieranno solo per questo errore, anche Esatto. perché non essendo stato confermato effettivamente, Beh, ma... no, però uno potrebbe anche, la Sì, Wizard sì, potrebbe sì. anche dire, vabbè, ma noi non abbiamo detto niente, quindi potevano anche essere delle carte Sì. finte che Comunque noi c'è abbiamo della... fatto dei Sì, o comunque c'è test. della gente che non segue queste cose e quindi non lo sa, E effettivamente. ovviamente non può cambiare la storia solo per un evento che è successo. Non rischia mai gli scrittori per dire adesso mi scrivete di nuovo tutti i capitoli perché abbiamo fatto un errore. O non lo Esatto, non lo ammetteranno. metteranno. E quindi Alla prossima, buonanotte. buonanotte, grazie. Ciao ciao. Ciao ciao.